faccio vedere alcuni lavoretti che ho fatto al mio camper per poterlo rendere. Bene, me lo terrò ancora per un po' e tanti saluti. Ok, allora, primo lavoro da fare è quello di smontare tutti i particolari che vogliamo cubicare. Questa famosa parola che non sapevo neanche che esistesse. Bene, allora chiaramente un po' di pazienza, piano piano, facendo attenzione di non scassare niente, si smontano tutti i pezzi del camper che vogliamo cubicare. Dopodiché, una volta fatto, si carteggiano per bene con la carta sottile, fine, si carteggiano e si ci dà del primer per la plastica. Dopo aver dato il primer e averlo fatto asciugare per bene, si dà una mano di fondo. Io ho scelto il bianco perché mi fa rendere la cubicatura leggermente un po' più chiara. Allora, poche volte nella vita mi è capitato di essere emozionato e fra le altre quelle che ricordo di più sono quando sono salito per la prima volta su un palco e ci siamo esibiti con i Why, con il mio gruppo, e la seconda quando ho incontrato mia moglie, e la terza è questa. Per la prima volta sperimenterò la cubicatura. La cubicatura, questo fenomeno, questo, come posso chiamarlo, questa tecnica che a me è sconosciuta fino a qualche giorno fa, che ora praticamente metterò in pratica e metterò in pratica sperimentandolo sui pezzi del mio camper. Bene, ho deciso di cubicare, se si dice così, cubicare i particolari del mio camper, che sono questi camper che vi ho fatto già vedere in precedenza. Bene, adesso mi è arrivato finalmente, dopo 10 giorni di sciopero della SDA, mi sono arrivati i componenti. I componenti sono il telo, il film che userò, il film, l'attivatore, il film. A questo punto c'ho tutto, per bacco. E allora proviamo, vediamo come va a finire. Innanzitutto, vaschetta. Allora, come primo pezzo vedrò di fare questi, che sono un po' più, come posso dire, un po' più piccolini, essendo che abbiamo dei pezzi che sono piccolini. Io mi sono procurato una vaschetta dove praticamente potrò immergere i pezzi senza problemi. Però cosa faccio? Essendo che i pezzi sono piccoli, io proverò a tagliare il film, e in maniera tale, questo pezzo di legno che ce lo metto serve per fare in maniera che il foglio, quando c'è l'acqua dentro, non si muova, ok? Benissimo. A questo punto prendo la misura di questo qua, che è un 17, ci siamo, e vado a tagliare un pezzo di film 17x32. Allora, vediamo un po' se riesco a combinare qualche cosa.
Il nastro che si mette di carta serve per non far, quando si mette poi si posa il foglio nell'acqua, serve proprio per non far, per tenere il foglio stesso, la pellicola, in posizione. Allora, con un termometro, una volta che l'acqua deve avere una temperatura variabile che va da 27 a 31 gradi. Di sapere quello che sto facendo. Qui mi dicono che la parte che va appoggiata sull'acqua è quella che rimane attaccata alle dita. Cioè, in poche parole, io bagno le dita qui, così, tocco la pellicola in un angolo. La parte che mi rimane attaccata alle dita va posata sull'acqua. Ci ho studiato 3 ore, mi pare di essere ignorante. Dopo aver immerso la pellicola e aver aspettato un minutino, agitiamo per bene la bomboletta e andiamo a spruzzare l'attivatore in maniera uniforme su tutta la pellicola, in maniera che faccia bene il suo effetto. Dopodiché prendiamo il pezzo che dobbiamo cubicare e lo immergiamo nella vaschetta, la pellicola, con un'inclinazione più o meno di 45 gradi, così abbastanza a velocità, diciamo, abbastanza lenta. Via. Una volta immerso, diamo questo movimento qui nell'acqua per eliminare eventuali residui di pellicola. Una volta fatta questa operazione qua, il pezzo va lavato per circa un minuto per levare tutti i residui di pellicola. Salve a tutti ragazzi, come mi è stato chiesto vi faccio vedere sulla pagina di eBay dove ho acquistato l'occorrente per fare la cubicatura. Bene, adesso vi faccio vedere una serie di lavoretti che ho continuato a fare negli altri particolari. Una cosa, se vi si formano delle bolle quando posate il foglio, le levate soffiandoci sopra. Thank you.
Eccoli, una volta finito di fare la cubicatura, quando è tutto ben secco, a questo punto io ho dato due mani di trasparente lucido in maniera da poter proteggere la cubicatura da eventuali graffi, da eventuali cose. Bene, detto questo, non resta altro che montare il tutto e quindi godersi il lavoro che si è appena fatto. Io mi ritengo abbastanza soddisfatto, anche perché per essere la prima volta mi sembra che sia venuto un lavoretto discreto. Sarà meglio il prossimo. Detto questo, vi saluto a tutti, grazie per la visione.